Ciao a tutti da Vittorio. Spesso diciamo che la Lazio manca un terzino sinistro, un difensore centrale, un playmaker davanti alla difesa o un'ala. Secondo me alla Lazio manca soprattutto un'altra cosa che vi spiegherò in questo video. È un discorso che in realtà abbiamo già fatto lo scorso anno dopo il derby di ritorno, perso malamente, perché il problema è sempre lo stesso e non si riesce a risolvere. La Lazio, come praticamente tutte le squadre di Serie A, ha delle lacune in campo, ma quella più importante secondo me è quella che si evidenzia nei big match ed è la mancanza di un vero leader. La Lazio ha tanti giocatori tecnicamente buoni, penso a Luis Alberto, Felipe Anderson, Milinkovic Savic, ma nessuno con personalità. Dopo il primo gol della Roma al derby, che è stato dopo un minuto, nessuno ha preso palla, corso verso centrocampo, urlato agli altri ragazzi dicendo adesso si inizia a giocare. No, nessuno. Quando Milinkovic Savic ha preso quella gomitata in area di rigore, che secondo me poteva essere rigore, nessuno ha cerchiato l'arbitro chiedendo un rigore abbastanza evidente. I giocatori della Lazio non hanno personalità, non hanno carattere. Francesco Acerbi, se volete, è l'esempio più evidente. Fa zitto ai tifosi, capisce di aver fatto una cavolata e chiede subito scusa. Di Canio, tanto per farne un esempio, non lo avrebbe mai fatto. Luis Alberto fa il video sull'aereo dicendo, criticandolo Tito e poi, dopo 2 secondi, chiede subito scusa. Manca terribilmente un leader come Senan Lulic. Lulic non era un fenomeno coi piedi, ma tu sapevi che avrebbe sempre dato il massimo, tutto quello che aveva. E se ci fosse stato bisogno di discutere, lui non si tirava mai indietro. Immaginatevi la Lazio del primo scudetto dopo che Milinkovic ha preso una gomitata in area di rigore. L'arbitro non sarebbe uscito vivo. O pensate a Mijailovic dopo che Abraham ha esultato nel derby sotto la Nord. Ecco, i nostri invece niente. Testa bassa, far finta di non aver visto nulla e continuare a non giocare. Purtroppo in questa squadra non c'è nessuno che sia un vero leader, non c'è nessuno che abbia la cattiveria di Simeone, per fare un altro esempio. I giocatori della Lazio non sono scarsi, ma il derby di Roma non si vince con la qualità, si vince con la cattiveria, la grinta, la determinazione. E in questo la Lazio è ultima in classifica. Pensa a Luis Alberto, che nel primo tempo ha avuto la più grande chance della partita per la Lazio, sotto 3-0, dove tirare un missile terra-aria, e invece lui tira di piattone un passaggio al portiere della Roma. Per favore, soprattutto in un momento così negativo, se puoi mettere un mi piace al video e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, sarebbe un gesto che apprezzerei moltissimo. Grazie. Un altro esempio, primo calcio d'angolo per la Lazio. Luis Alberto, come al solito, tira in porta, la manda in Nord. Nessuno che abbia mandato a cagare Luis Alberto, nessuno che abbia detto qualcosa allo spagnolo. Roberto Mancini, per citare un altro, avrebbe appeso al muro Luis Alberto e non gli avrebbe fatto battere più nessun calcio d'angolo. Gli altri giocatori della Lazio invece hanno fatto finta di niente. Felipe Anderson, se volete, è l'emblema di questa Lazio. Potenzialmente Felipe Anderson è un fenomeno, è uno che potrebbe fare di tutto, ma nel derby è stato marcato da un ragazzino. Felipe Anderson addirittura si dribblava da solo nel derby. Questo per farvi capire che cuor di leone abbiamo in squadra. Purtroppo la qualità è importante nel calcio, ma nei big match la decidono i campioni e il carattere. La Lazio magari i giocatori forti ce l'ha, il carattere assolutamente no. E questo è un difetto importante su cui la Lazio deve intervenire immediatamente. Perché sì, mancano difensori centrali, Isai non va bene, eccetera. Ma tu puoi anche comprare due ottimi difensori centrali, ma se non hanno le palle, il prossimo derby succede esattamente così. Perché mi sembra evidente che in questa squadra ci siano molti perdenti. Il che è un controsenso, perché la storia della Lazio ci insegna tutto l'opposto, no? La Lazio ha sempre lottato contro tutti. I tifosi della Lazio sono sempre stati da soli contro tutti. E in situazioni difficilissime, penso al meno 9, penso al scandalo scommesso. Eppure non hanno mai mollato, non hanno mai fatto un passo indietro. Purtroppo, invece, i nostri giocatori al primo problema mollano di brutto.